Bentornati sul canale ufficiale Langa Studios, siamo in postazione tecnica per scoprire in ogni dettaglio la carta del servizio. Dunque, quando abbiamo aperto il nostro Cube, se non avete visto il video di unboxing, guardatelo per capire meglio il contesto, abbiamo trovato questa foglia di carta dove all'interno c'era la nostra carta del servizio. Questa è la configurazione con cui viene trovata da chi ha acquistato un nuovo Cube, mentre ad altri che potrebbero aver acquistato un Cube in passato potrebbe essere stata recapitata in questo modo in una busta. Sostanzialmente però il contenuto della busta, che sia incellofanata o meno, è sempre lo stesso, ovvero abbiamo la card da un lato e alcune istruzioni per l'uso, diciamo, sul retro del cartoncino, molto importanti per capire come attivare la propria carta. Ricordo che ogni carta è strettamente personale, infatti è contrassegnata da un numero seriale, un numero univoco che contraddistingue tutte le lavorazioni, in questo caso di The Cubes, ma comunque del servizio Langa associato alla carta. Come si attiva la carta del servizio? È molto semplice, perché è già preattivata. Infatti queste card sono prodotte con la tecnologia NFC, Near Field Communication, quindi basterà semplicemente appoggiarla sul cellulare in questo modo per poter accedere al proprio Langa account senza inserire la password. Infatti la carta del servizio viene caricata con un link personalizzato che permette di accedere direttamente al proprio account senza bisogno di inserire nient'altro. Quindi è importantissimo averla sempre con sé per questioni di sicurezza, dato che consente l'accesso alla propria dashboard personale, dove vengono storati una serie di dati importanti come le opzioni di pagamento, i dati personali. Abbiamo visto come si accede al proprio Langa account da mobile, adesso vediamolo più nel dettaglio. L'area personale su Langa è utile per un motivo ben preciso, ovvero è il principale punto di contatto tra cliente e team tecnico. Quando si entra nella propria dashboard si può vedere nel menu a sinistra tutta la lista dei servizi per i quali Langa emette le proprie carte del servizio. In questo caso ovviamente la card di The Cubes è già presente all'interno del nostro account, è attivo, lo possiamo vedere qui in overview dove abbiamo alcuni dettagli, e da qui si può anche andare direttamente alla dashboard del singolo servizio, che è ovviamente dentro l'hub digitale di Langa. Per attivare o disattivare i servizi bisogna andare su Service Status e richiedere l'attivazione o la disattivazione, che è un'azione che va compiuta dal cliente. In questo caso, come vedete, c'è la scritta Under Review, vuol dire che Langa sta valutando la richiesta di attivazione e deciderà se approvarla o meno. Come dicevo, la dashboard è molto importante perché permette il contatto con il team tecnico, contatto che può avvenire in tre diversi modi. Ad esempio, all'interno della pagina del servizio si può andare direttamente nella sezione report e qui si troverà, diciamo, un'architettura web molto simile a quella di una casella di posta, che è effettivamente quello che è questa sezione. Infatti qui è possibile contattare ed essere contattati dal team tecnico che segue i progetti. Questa casella è uguale per tutti i servizi. Ogni messaggio presenterà, per esempio, nell'oggetto l'IDSI di ogni lavorazione, l'identificativo di ogni progetto, per far capire a quale lavorazione ci si sta riferendo. E presente poi anche la pagina Help, in cui si può richiedere di essere ricontattati oppure aprire la live chat per il supporto Help e pre-Help se il servizio non è ancora attivo, e in caso di urgenze e comunicazioni relative, per esempio, a problemi di sicurezza. Questa cosa è presente anche in un'altra area della dashboard, in cui è possibile accedere direttamente alla live chat e mandare un messaggio al team tecnico. Parliamo ora di sicurezza, perché noi di Langa crediamo che la sicurezza sia uno degli aspetti fondamentali del nostro lavoro, e garantire quella dei nostri clienti è sempre una nostra priorità. Ci siamo trovati molto spesso a trattare casi di frode informatica come il phishing, e abbiamo capito che garantire la sicurezza del cliente deve essere sempre la nostra priorità. Ogni carta del servizio è strettamente personale e, come scritto praticamente ovunque, deve essere conservata con cura. Se viene persa è necessario contattare immediatamente Langa per attivare le procedure di sicurezza e proteggere l'accesso al proprio account.
Questo perché all'interno del nostro Lang account è possibile gestire un grande numero di informazioni, ad esempio settare le proprie preferenze, i propri gusti, gestire i propri indirizzi, gestire i propri metodi di contatto, fino ai metodi di pagamento, cosa molto importante che all'interno del Lang account possono essere gestiti. Vediamo all'interno della pagina metodi di pagamento, ci sono tutte le opzioni per inserirli ed è qui che la sicurezza diventa un fattore fondamentale. Tra l'altro, in questo caso il nostro è un tipo di account business, il che ci consente di accedere a un'altra parte della dashboard nella quale è possibile visualizzare diversi dati e gestire le proprie inserzioni all'interno dei servizi Lang, ma di questo ne parleremo più avanti. È anche possibile poi, naturalmente, eliminare il proprio account con tutti i rischi che questo comporta, e il tutto è accessibile semplicemente con la propria carta del servizio, appoggiandola al proprio cellulare e accedendo direttamente al proprio Lang account.